Buongiorno, buongiorno e buon venerdì 10 novembre. Devo confessarvi di avere sottovalutato quella manifestazione. Vi chiedo scusa per non avere puntato il mio focus su quella manifestazione. Care amiche e cari amici, che invito sempre a iscrivervi al mio canale YouTube, arriviamo ai 150.000 followers. Una soddisfazione, come una soddisfazione avere tanti like ai miei video. E mi raccomando, non dimenticate mai di attivare la campanella. Devo confessarvi, dicevo, di avere sottovalutato quella manifestazione. Una manifestazione che potrebbe portare al Milan 50 milioni. 50 milioni, la Champions League è no, è no, è no. 50 milioni, dovesse vincerla, non è facile. Addirittura 100 milioni. E parto da queste cifre, non ho bisogno di suggerire nulla, non voglio offendere il management del Milan, ma un piccolo remind, una bella sottolineatura la voglio lo stesso mettere su questo video e sperando che da casa Milan al quarto piano recepiscono quello che io voglia dire. La manifestazione è il mondiale per club. Per noi mondiale per club, il nostro ricordo di noi, di me, vecchio, vecchio appassionato, vecchio tifoso, vecchio cuore rossonero, è il 63, quando il Milan batte 4-2 il Santos, perde 4-2 là e anche a causa dell'arbitraggio nefasto dell'arbitro Brozzi, l'arbitro della finale. In Brasile c'era la prima finale in Italia, partita di ritorno in Brasile, e Milan perde la Coppa Intercontinentale. Ci riprova nel 69, nonostante una partita tremenda in Argentina contro l'Estudiantes, perde 2-1, ma avendo vinto qua nettamente 3-0, vince la Coppa, la sua prima Coppa Intercontinentale. La Coppa Intercontinentale è quella che poi alza Baresi due volte di seguito, battendo la seconda volta l'Olimpia di Asunción e la prima invece il Nacional di Medellín. Sono dei ricordi meravigliosi, come quei 10 giorni. Però lì era bello perché lì si giocava la partita in Giappone tra la vincente della Coppa Libertadores e la vincente della Coppa dei Campioni. Poi un'evoluzione. Più partite, il fascino del Giappone si è perso, si è andato a giocare in altre parti, il Milan non ha più avuto l'occasione, non avendo più vinto la Champions League dal 2007, di partecipare a questa manifestazione. Adesso FIFA, UEFA, tutte le federazioni hanno stabilito che ci sarà un torneo mondiale per tutte le vincitrici con dei vincitrici della Libertadores, della Coppa dei Campioni, della Champions League e altri parametri, e si giocherà, care amiche e cari amici, dal 15 di giugno 2025 al 13 di luglio 2025, ogni 4 anni, ovviamente quando non c'è il Mondiale e non c'è l'Europeo. Si gioca la Coppa del Mondo, chiamatelo il torneo mondiale, chiamatelo come volete. Però ai partecipanti, che sono 32, ma a noi interessano le 12 riservate alla UEFA, cioè all'Europa. 4, anzi 3 sono già qualificate, perché hanno vinto gli ultimi anni la Champions League, e parliamo di Chelsea, Real Madrid, Manchester City, e attendiamo quella che vincerà a Wembley 2023. Ricordate 60 anni fa chi la vinse, come ricordate 20 anni fa chi la vinse, e così vi ho detto di ricordarvelo, chi la vinse nel 63 e chi la vinse nel 2003. Ebbene, le squadre 4, vi ho detto, 3 qualificate, è qualificato anche il Bayern, è qualificata l'Inter, è qualificata in base a dei punteggi anche il Paris Saint-Germain.
ogni federazione, ecco, diciamo così, ha la possibilità di portare due squadre, non di più. C'è l'Inter, e allora chi sarà la seconda? La Juventus nel ranking ha 47 punti, il Milan 39, il Napoli 34, la Lazio è molto distaccata, l'unica possibilità per la Lazio di andare è di vincere la Champions League, ancora la possibilità. E allora la Juventus però a 47 non partecipa alla Champions League, lo sapete, è stata squalificata. Il Milan 39, se il Milan passasse il turno, porterebbe a casa 5 punti, poi ci sarebbero altre possibilità di punti nelle partite successive. Quindi, riuscendo ad andare negli ottavi, avrebbe grandi possibilità di essere la seconda squadra della federazione italiana a giocare questo mondiale. Ecco perché io mi faccio questo ragionamento: sono 50 milioni. Il Milan l'anno scorso ha portato a casa 85 milioni arrivando fra le prime quattro. Addirittura chi vince, vince quasi in un mese, porta a casa più che una competizione come la Champions League che si svolge da settembre a maggio-giugno. Quindi capite l'importanza di rafforzare la squadra. Perché in questo caso a volte si dice a me, oh, io odio i proverbi, più si spende meno si spende, più spendi meno spendi. Qui è più spendi più guadagni. Ecco perché era importante, sempre nell'ottica della sostenibilità, quando hai taremi, non vuoi spendere 30 di taremi, era quello più vicino a livello di attaccante, bisogna anche pensare che questi soldi ti tornano. Se Taremi ti aiuta a passare il turno a gironi della Champions League e di portare a casa tanti punti, e oltre che garantirti, visto la forza di questo Milan nell'intera rosa, di garantirti la quasi matematica, aritmetica certezza di partecipare alla prossima Champions League, che è già una bella base. Ecco perché anche a gennaio, se il Milan sarà così bravo, ed è peccato che non ci siamo subito focalizzati su questo mondiale, perché a noi la seconda stella è importante, la Champions League è importante, tutto quello che volete, ma poi anche la parte finanziaria. Il torneo mondiale non ha ancora una storia, questo torneo, però da 50 milioni e 100 milioni è che vince. 50 ai partecipanti, straordinario. Ecco perché quanto è importante la partita col Dortmund, con il Newcastle, non solo per la soddisfazione di passare il turno, ma il Milan così potrebbe giocare il mondiale. Sarebbe un peccato, così vicino alla Juventus, che purtroppo per la Juventus non partecipa a questa Champions League, sarebbe un'occasione veramente perduta. E allora, se riuscissimo a battere il Borussia Dortmund e poi il Newcastle, ricordiamoci sempre anche che abbiamo grandi chance di giocare il mondiale per il prestigio, perché in un mondiale dove c'è il Chelsea, il Real, il Bayern, Paris Saint-Germain, c'è l'Inter come squadra e l'altra squadra italiana, rivale milanese, e c'è il Real Madrid, come ho già detto, c'è il City, ebbene, deve esserci anche il Milan, che ha 7 coppe solo dietro il Real Madrid. Quindi a gennaio volevo arrivare lì. Signori, lasciamo stare a gennaio la sostenibilità. Non dobbiamo scialacquare, lo sanno anche i dirigenti, ma lo sforzo importante, e lo so che vogliono andare sulla punta importante, però bisogna farlo. Perché? Porti a casa, hai già portato a casa 5 punti, passando il turno hai praticamente la aritmetica certezza, quasi, a meno che il Napoli vinca la Champions League, però allora la può vincere anche il Milan, ecco di portare a casa appunto questi punti e di partecipare al mondiale. Più si spende, più si guadagna in questa situazione, visto i premi che ci sono in Champions League.
una Champions League che sarà ancora più ricca. Quindi arrivano i soldi. Se tu investi, non è come l'ippica dove un cavallo, tu investi in un grande genealogia, un grande cavallo, ma ci sono troppe cose aleatorie. Basta un raffreddore, non corre una corsa, è già di tutto diverso. Qua invece è fondamentale rafforzare il Milan, perché in questo caso, anche economicamente, sembrerebbe un'uscita di cassa, ma è una grande entrata di cassa. Io quindi, c'è in giro Pavlidis, che ho visto ieri segnare, c'è Gimenez che costa 30 milioni, quello del Feyenoord, faccio dei nomi a caso, ci sono altri centravanti che si possono tentare di prendere anche se sono costosi, ma vale la pena rafforzare il Milan lì, lo sa già la proprietà, ma lì bisogna investire. Sono soldi che tornano indietro, ribadisco questo concetto, non sono soldi che ti appesantiscono il bilancio, no, te lo facilitano perché tornano, e è sicuro che tornano. Il Milan ha un'ossatura ormai di statura europea, gli manca, oltre che Giroud, l'altra stella là davanti, e diventa una squadra irresistibile, una squadra che può competere con i top club. Quindi un rafforzamento in difesa, e lì bisogna vedere, anche perché non possiamo giocare con Ciao Tomori e Kier solamente la Champions League e i mesi difficili di gennaio e febbraio. Due, un forte attaccante, un buon difensore centrale. Ecco che il Milan, se avrà la fortuna e la bravura di passare il Borussia Dortmund, può ambire ad andare avanti. E andare avanti vuol dire vincere, vuol dire arrivare al mondiale. Il mondiale è una manifestazione di un mese, bello partecipare, speriamo di vincerlo, eccetera, 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 perché portiamo a casa 100 milioni. Ma tutti i partecipanti hanno 50 milioni. Io dovevo parlarvi della partita di Lecce, oggi vedremo quale sarà la formazione che metterà Pioli, ma scusate, ho insistito su quello. Il Milan deve investire, perché sono soldi che non escono dalle casse, ma che diciamo arricchiscono il club che può andare al mondiale. Magari non eravate al corrente di tutti questi particolari, ora un motivo in più per sperare che il mercato del Milan di gennaio, sperando che il mercato del Milan dell'estate scorsa ci aiuti a superare il turno con Dortmund e Newcastle, sarà fondamentale. Se vi è piaciuto questo video, mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegrini.